Buongiorno, stamattina colazione con un bel bicchiere di latte caldo e una fetta di colomba fatta in casa. Guardate che meraviglia, la glassa sopra è golosissima, poi ci sono i pezzettini di caramello, li vedete? È uno spettacolo, diciamocelo, è uno spettacolo, poi dentro c'è la Nutella, quindi ci piace ancora di più. E niente, iniziamo la giornata direi con la giusta carica. Stamattina siamo stati da Lidl e io non ho potuto resistere, vi avevo già fatto vedere, mi sa, lo skyr, quello classico, che praticamente è uno yogurt tipo greco come consistenza, però non è uno yogurt propriamente greco, sinceramente non ho ben capito come funziona, però è uno yogurt super proteico, gustosissimo, e ancora mi mancava di provare questo, che è la versione praticamente alla fragola. C'è alla fragola, c'è alla pesca, c'è ai frutto tropicale, c'è ai lamponi. Io ho scelto questo perché quando vedo fragola non riesco a resistere, quindi mi sono armata di cucchiaino, tra l'altro in tinta con il barattolo, e ora me lo mangio, poi vi faccio sapere com'è, però sono sicura che sarà buono perché lo skyr mi piace tanto. Adesso vediamo se riesco a farvi vedere, vi apro la confezione e vi faccio vedere la consistenza. Allora, un attimo che vi appoggio. Allora, la consistenza dello yogurt è molto cremosa, ma è bello compatto, vedete? Fa proprio yogurt greco. E sul fondo appunto ci dovrebbe essere la cremina di fragola. Quindi ora me lo mangio e poi vi aggiorno sul gusto, che sicuramente mi piace perché di solito alla fragola vincono. Soprattutto fatemi sapere se voi l'avete provato magari in uno degli altri gusti e consigliatemeli. Pranzo di oggi super goloso, praticamente come vedete mi sono fatta una pasta olio e parmigiano, quindi molto semplice, però invece che l'olio classico ho utilizzato questo, ovvero l'olio di semi di mais aromatizzato che avevo preso da Lidl nella settimana asiatica, infatti è Vitasia, in questo caso è aromatizzato zenzero e citronella, e poi ne ho un altro che non ricordo che cos'è aromatizzato, però se vi interessa ve lo faccio sapere magari in un prossimo video. Queste qua sono 250 ml, ma è davvero golosissimo, più che altro è molto aromatico, quindi adesso me la pappo prima che si freddi. La merenda di oggi è con un frullatino eccezionale, praticamente io già stavamo registrando la ricetta del frullato energizzante con kiwi, melone, succo di limone, succo d'arancia, buonissimo, e ve lo straconsiglio. Se non è ancora uscito, comunque trovate sul blog, sapete ormai dove cercare, però dovrebbe essere già uscito, se non proprio questa settimana, la settimana scorsa, quindi andate un attimino a cercare sul canale e trovate tutto, anche perché metto sempre i titoli belli definiti, quindi se cercate frullato energizzante troverete sicuramente questo, provatelo e fatemi sapere se vi è piaciuto, sono stracuriosa. Ora ce lo mangiamo, anche perché Gio se lo stava già bevendo tutto, quindi me ne ha lasciato mezza tazzina, vabbè dai, ci sta, prendiamo un po' di energia per la serata. Cenetta di stasera appena preparata e appena registrata, quindi tranquilli, non chiedetemi la ricetta perché arriverà e forse l'avrete già anche vista. Ad ogni modo è il mio fagotto di tacchino con all'interno un cuore filante di mozzarella e purè, una cosa strepitosa. Spero che questo What I Eat in a Day vi sia piaciuto, lasciatemi tanti pollici in su se volete vederne altri, io vi mando un bacione grandissimo e noi ci vediamo con il prossimo, ciao!